tutti ragazzi, ciao, oggi è domenica, oggi è domenica e si mangia grasso, no, grasso, grasso no, si mangia una cosa giusta, insomma, una cosa un po' più elaborata perché si ha un po' di tempo. Allora, con tutti questi belli ingredienti, andiamo a fare la pasta al forno alla messinese, alla siciliana, come mi piace a me. Allora, come prima cosa andiamo con gli ingredienti. Abbiamo 500 grammi di rigatoni, sottilette 5, 6, 8, come vi piace a voi. Abbiamo un buon ragù, il mio tutorial comunque lo trovate su Etulir, con i piselli, ragù scelto molto buono, cottura 4 ore, perché a me piacciono le robe lunghe. Invece per fare la nostra besciamella, naturalmente utilizzerò un litro di latte, utilizzerò noce moscata, 100 g di farina, 100 g di burro e sale. Abbiamo 100 g di parmigiano grattugiato, abbiamo 150 g di prosciutto cotto, 4 uova sode. 5 minuti, 6 minuti, dipende da come lo volete duro l'uovo, ok? Benissimo, andiamo con la preparazione, ragazzi. Il nostro burro, il nostro burro a sciogliere nel tegame, giusto? Che si sta sciogliendo anche il tegame. Comunque, andiamo a mettere un pizzico di sale, naturalmente, quanto basta, dopo lo assaggerete, e lo facciamo sciogliere per bene. Il nostro latte si sta quasi per scaldare a puntino. Andiamo a prendere una fettina. Aggiungere la noce moscata. Ho preso bene le misure? Sì. Abbondante, perché a me piace il sapore della noce moscata. Con una frusta giriamo tutto bene il burro, che si sta ormai per sciogliere, e a filo andremo ad aggiungere la farina, naturalmente quando si sarà sciolto del tutto. Voilà, siamo a buon punto, ragazzi. Ok, andiamo a mettere a filo la nostra farina un po' alla volta, così completiamo l'opera con il resto, ok? Voilà, e via! Vai, farina! Léger son fait! Quando si sarà, vedi, il nostro latte è ormai pronto, abbassiamo, lo facciamo cuocere un pochettino, lo caviamo dalle pareti, tutto, lo lasciamo cuocere e poi lo aggiungeremo al nostro amaro. Ok? Allora aggiungerò il roux al latte un poco alla volta. Allora, il nostro roux l'ho aggiunto, non tutto naturalmente, andrò ad aggiungerlo, farò prima uno step, nel senso che aggiungo la prima parte e poi naturalmente aggiungerò la seconda parte, così, voilà. E vado a mischiare il tutto. Quando la nostra besciamella si sarà addensata, ma non troppo, mi raccomando, perché va messo in una pasta al forno che andrà di conseguenza in cottura per la seconda volta, perché comunque sia la nostra besciamella cuocerà questa volta e la seconda volta. La nostra besciamella è pronta, spegniamo tutto. E siccome l'acqua bolle, andremo ad inserire i nostri rigatoni. 8 minuti di cottura, anche 7 e mezzo, e poi li tiriamo su e li condiamo. I nostri rigatoni sono pronti. Vado ad aggiungere un po' di cucchiaiate di ragù. Adesso c'è il fumo, non si vede niente. E naturalmente, così, vado a mischiare bene il tutto, così. Vado a mettere un po' di cucchiaiate di besciamella, voilà, così,
Vai. Spegniamo che comunque questi maccheroni, ragazzi, hanno cotto 7 minuti e mezzo, né di più né di meno. Vado a mischiarli, guardate che bontà, ragazzi. Adesso lo andiamo a comporre nella nostra teglia, va bene? Un po' di ragù qui in basso e vado a sporcare un pochettino la teglia. La mischio tutta per bene. Così, voilà, je suis fait. Voilà. Vado a rovesciare i miei bei maccheroni, belli succulentissimi, e poi andremo un po' alla volta. Guardate, ragazzi, ho fatto il primo strato in basso, vado a mettere, che bontà, un po' me lo sono mangiato, prosciutto cotto, così, voilà. Mettere le sottilette, le uova, vedete, così, e il parmigiano, abbondante di parmigiano. Faremo la stessa medesima cosa. I nostri maccheroni sono pronti da infornare, 200 gradi per 10-12 minuti e sono pronti. Va bene? Potete fare statico o ventilato, a vostro piacimento. Io faccio ventilato e con 10 minuti me la cavo, ok? Ci vediamo quando sforniamo il tutto. La pasta al forno è pronta, ragazzi. Buon appetito a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!